Ragazzi, prima di iniziare, cosa fondamentale, oggi pomeriggio alle 16.30 vi do appuntamento in live su Twitch per una delle live più importanti della storia del mio canale Twitch, perché apriremo i premi della Weekend League. Abbiamo fatto oro 1 facendo 29, abbiamo poi dei pacchetti incredibili da aprire, magari ve li metto qui nello schermo da qualche parte. E soprattutto, perché quella live di oggi è fondamentale? Perché nella squadra della settimana c'è Cristiano Ronaldo IF. Ci giochiamo tutto per prendere Ronaldo. Siamo stati fortunatissimi nei giorni passati, nei mesi scorsi, ma voglio Ronaldo. Voglio concludere in bellezza con Ronaldo. Quindi vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 16.30. Io vi lascio al video, guardatelo tutto perché sarà tremendo. Bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 5 con la carriera allenatore con l'Ajax. Ieri è uscito un video un po' diverso dal solito perché non voglio portare tutti i giorni la carriera. Voglio variare un po' la precedenza, ovviamente va questa serie, ma ogni tanto ci sarà qualche piccola eccezione. 5 episodi a settimana della carriera più 2 episodi extra in cui ci sarà qualcosa di diverso. Inoltre vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace perché sono fondamentali per il continuo di questa serie. Vi ringrazio anche per tutti quanti i commenti che avete lasciato e il primo che vediamo in questo video è quello di Marcolino87. Ve lo metto qui nello schermo, mi ha consigliato, anzi ci ha consigliato un giocatore molto particolare perché ha 24 anni, è giapponese, giocatore che io non conosco ma che ha una clausola rescissoria di 32 milioni. Aspettiamo circa 20 giorni per vedere se riusciamo a prenderlo oppure no, anche se leggo adesso che si è appena trasferito in quella squadra e non ha intenzione di andarsene. Comunque non l'avremmo quasi mai potuto prendere oggi. Stiamo parlando di obiettivi futuri, lo teniamo in considerazione. Ho visto che il commento ha avuto anche tantissimi mi piace, quindi probabilmente avete apprezzato questo consiglio e forse questo giocatore si può prendere. Altro giocatore che mi avete consigliato è Neves. Me l'ha detto in particolare Antonio, vi metto qui appunto il suo commento. Ho cambiato anche la maglia a Dolberg, gli ho messo la maglia numero 9 e ci ha consigliato di seguire questo giocatore. Non sappiamo niente, lo stiamo seguendo, vediamo tra un mesetto che cosa ci dicono. Chiudiamo con Emanuele che ci consiglia di non prendere sempre solo giovani ma di variare e di prendere anche qualche giocatore di esperienza. Vediamo, perché anche nella realtà il progetto dell'Ajax comunque è basato sui giovani, quindi prendere un giocatore di 30 anni secondo me non è proprio giusto. Poi vediamo, di sicuro in questa carriera, come mi avete anche consigliato voi, non prenderemo giocatori a parametro zero come Robben, giusto per dirne uno. Comunque la formazione, signori, l'ho già preparata. Purtroppo abbiamo ancora fuori Ziyech, al suo posto c'è Tadic messo COC, Neres a destra, Saint-Maximin a sinistra e Dolberg punta. Abbiamo una partita fondamentale perché affrontiamo il Benfica con questa classifica 4-3-3-1. Dobbiamo per forza vincere perché è uno scontro diretto praticamente per la qualificazione. Ce la giochiamo e dobbiamo quantomeno fare punti, perché se perdiamo siamo, non dico fuori, a poco ci manca. Se vinciamo invece il giro ne si mette bene. Questa è la squadra comunque e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori? Signori, ci siamo, le squadre sono in campo e inizia adesso Ajax Benfica. Attaccano loro, attenzione qui, Salvio, siamo messi male, non capisco perché, uno contro uno, nana miracolo, e poi rimane lì. Siamo sotto, 1-0, è incredibile come non riusciamo a mettere insieme tre passaggi, tre. Tadic diventa buona per One, sul secondo palo, non c'è nessuno ragazzi, non c'è nessuno, Tagliafico, Van de Beek, Neres, si gira, Neres! E tiro brutto. Siamo in difficoltà. Neres, De Jong per Tagliafico che la mette dentro per Saint-Maximin che si gira e lo sbaglia. Se perdiamo siamo fuori. 1-2 di recupero. Occhio qui, Blind recupera. 20 secondi alla fine. L'arbitro lascia continuare. No, cadiamo.
1-0. Non so cosa succede al nostro Ajax dopo una partenza brillante con il Bayern Monaco che pareggia. E allora è tutto aperto, ragazzi. È tutto aperto. 1-1 del Bayern Monaco. Siamo salvi. Adesso abbiamo il Feyenoord. Squadra molto molto forte. Cercheremo di vincere. In campionato ovviamente siamo messi bene. 23-19. Giocatore ristabilito finalmente. È tornato Ziyech. Mi sei mancato, Ziyech. Però non puoi giocare. Ti metto in panchina. Van de Beek e Camara per affrontare il Feyenoord. Andiamo subito in campo per riscattare la sconfitta. Per riscattare la sconfitta in Champions League. Questa qui sono le divise, questa qui è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, le squadre sono in campo, massima cattiveria, mi raccomando capitano. Inizia adesso Ajax Feyenoord. Attaccano loro, attenzione qui. Onana, mamma mia signor, non so che succede, non so che succede. Raga, Tadic, occhio qui, non passa, non passa, adesso sì. Neres butta giù tutto, parata incredibile del portiere. Tiro di rabbia. Saint-Maximin, Tadic, andiamo di lì, andiamo di lì. Bravo, shot. E pallone fuori, no. Come? C'è un buco nella porta. Assedio totale però, ragazzi. Assedio totale, non riusciamo a bucare. Neres, Tadic, appoggia per Neres. Uno contro uno, non ci credo come l'ha presa. Non ci credo, no, non è possibile. È un incubo, ragazzi, è un incubo. Untelar, appena entrato, Neres. Dolberg, ti prego, Dolberg. Incrociala bene. No, vabbè, raga, è un incubo sul serio. Neres, diventa buona per Untelar. Tadic, non puoi tirare da qui. Tadic, indietro, per Untelar. Traversa, Neres. Appoggia per Dolberg, che con il destro traversa linea, no, raga, dai. Dai, 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 che cos'è? Che cos'è, dai? Il gioco è bello finché dura poco, eh. Due di recupero, non riusciamo a recuperare palla. Van Persie, appoggia, attenzione, pallone dentro. Bravi, bravissimi. Un applauso a questa partita. Un grandissimo applauso, signori. Non so cosa è successo alla nostra squadra. Le abbiamo vinte tutte all'inizio, 7 vittorie di fila se non sbaglio. E poi da quando si è infortunato Ziyech non siamo riusciti a fare più niente. Ci assumiamo le nostre responsabilità. Vediamo se riusciamo a riscartarci nelle prossime partite. Nel frattempo sto rifiutando tutti i giocatori che hanno una valutazione bassa. Abbiamo una primavera ricca di talenti. Poi ve la farò vedere. Sappiate che ci sono tanti giocatori che possono essere chiamati in causa, ma veramente veramente tanti. Detto questo signori, io vado in live su Twitch, giocherò un po' a FIFA, giocherò un po' a Fortnite, poi ritornerò qui ovviamente per proseguire questo video a caccia della vittoria. Abbiamo anche un'altra partita di Champions, sì, sì signori, sì, sì. E qua ci giochiamo veramente tutto signori, nella seconda parte del video ci giochiamo praticamente la stagione. Io vi saluto, ci vediamo tra un istante. Eccomi qui ragazzi, sono tornato, seconda parte del video. Ho deciso di lasciare questa partita nelle mani dei nostri giocatori. Partita molto molto semplice, in casa. Ho fatto anche turnover, ho cambiato 2-3 giocatori, quindi per essere certi di essere al 100% dopo contro il Benfica. De Ligt ammonito, andiamo a skippare e vinciamo 2-0. Molto molto bene. A questo punto concludiamo questo video andando a giocare, signori, la partita più importante dell'anno. Vi rendete conto, vero, dell'importanza di questa partita contro il Benfica? 7-4-3-2 la classifica. Facciamo come sempre i nostri allenamenti. Dolberg, mi raccomando, devi crescere. Ti sto dando fiducia, non voglio prendere nessun'altra prima punta perché voglio puntare sulla crescita di Dolberg. Adesso abbiamo il Benfica e dobbiamo vincere perché prima abbiamo perso. Ovviamente sistemo la formazione perché è tornato Ziyech. Quanto mi sei mancato, Ziyech. Davvero qualcosa di incredibile la mancanza di questo giocatore. Mettiamo Blind, voglio esperienza in campo. Saint-Maximin a sinistra, Neres a destra, Ziyech dentro e Dolberg prima punta. Signori, questa è la formazione che schieriamo per fare la storia, sia in negativo sia in positivo. Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto signori, ci siamo, le squadre sono in campo. Massima concentrazione e inizia adesso Benfica Ajax. Ci vogliono 90 minuti perfetti per vincere e sperare nella qualificazione. Cosa?
C'è Battistuta nel Benfica e nessuno mi ha detto niente? Ma che gol avevo subito? Ma ragazzi, ma al volo, ma che cosa? Cioè, veramente, ragazzi, questo episodio... Boh. Ziyech diventa buona versa Maximen. Fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo. Sa Maximen! Pallone fuori. Ragazzi, oggi non entra. C'è qualcosa che non va, oggi. C'è qualcosa che non va. Ziyech appoggia per Dolberg. È regolare Dolberg. Dolberg con il mancino miracolo del portiere. Ziyech diventa buona per Neres. Dolberg indietro. Ti ho visto. Dolberg, incrociamela. Con la deviazione, mi sa. Sarà calcio d'angolo. Non è vero. Si è abbattuta una maledizione su questo episodio. Dolberg diventa buona per San Maximen. San Maximen fino in fondo, appoggia di prima. Drive shot, rimane lì. Ok. Untelar. Dai, dai. E non è possibile, raga. Non è possibile. Non è possibile. 1-1. Attaccano loro. Occhio. Ma io che ci spero a fare, raga? Io che ci spero a fare, dai. Io che ci spero a fare. È incredibile. Non ho parole. Non ho parole. Untelar, sbaglia tutto, Untelar. Occhio, Tagliafico. San Maximen. E dentro. 2-2. Raga, se perdiamo siamo fuori, Cioè, lo capite l'importanza di questo 2-2? Se perdiamo siamo fuori dalla Champions. Mamma mia, Neres. Grande Neres, il nostro pupillo. No, 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 no. Fermalo. Parata di Onana. Meno male che ha tirato male, che non ha fatto il tiro della vita come sempre. Calcio d'angolo. Attenzione, attenzione. Pallone fuori. E non c'è più tempo. 2-2. Siamo ancora in gioco, ma abbiamo rischiato tantissimo. Con il Bayern Monaco che batte 3-0 l'AEK Atene. AEK Atene fuori, ce la giochiamo con il Benfica, ma purtroppo abbiamo gli scontri diretti contro. Mamma mia, è una bruttissima situazione questa in Champions League, Mal che vada siamo in Europa League, mal che vada. Però si mette male. Concludo infatti questo video facendovi vedere la classifica, signori. 8-7-4-2. Fino all'ultimo secondo ho tenuto l'attacco totale perché il pareggio era il risultato che dovevamo fare. Noi abbiamo la fortuna, tra virgolette, di affrontare l'AEK Atene, che è praticamente quasi già eliminata, e il Bayern Monaco in casa. Noi dobbiamo vincere tutte e due le partite. Contro l'AEK Atene si può fare, contro il Bayern Monaco ci giochiamo tutto. Se noi facciamo la bellezza di 10 punti totali, possiamo superare una tra Benfica e Bayern Monaco. Il Benfica ha il Bayern in trasferta e il Benfica chiude con l'AEK in casa. È una situazione molto molto complicata, ragazzi, molto molto complicata. La cosa certa è che perdendo questa partita saremo praticamente usciti dalla Champions League, e invece abbiamo un'ultima possibilità. Detto questo, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio ovviamente finiremo il girone di Champions League. Queste partite di campionato le vorrei giocare, sono entrambe in trasferta, sì, quindi mi sa che le giochiamo sul campo, poi vediamo. Abbiamo poi una partita in casa, poi avremo il Bayern e abbiamo l'AEK Atene. La cosa certa, signore, è che nel prossimo episodio che voi vedrete domani arriveremo fin qui, perché giocheremo sia la partita contro il Bayern Monaco e sia quella contro l'AEK Atene. Vediamo queste di mezzo, se lasciarle al nostro vice oppure se magari giocarle almeno 2 su 4. Vediamo un po'. Ci penseremo. Il campionato non mi preoccupa. 26-24. Abbiamo anche una partita in meno, quindi vincendo andremo a quota 29. Quindi sono tranquillo. Mi spaventa veramente tanto la Champions League. Detto questo, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, perché dobbiamo arrivare anche oggi a 6.000. Io vi saluto, vi ringrazio. Bella.